Dunque, io comincio raccontando una esperienza che ho, a cui sto partecipando nell'ultimo periodo. A dicembre ho fatto un paio di incontri a Spin Time, che è una casa occupata da 400 persone migranti e da collettivi della zona, e poi al centro sociale La Strada di Garbatella, che forse conoscete. Al centro sociale La Strada mi ha avvicinato un gruppetto di ragazzi che mi hanno chiesto di entrare, insomma, di avere un contatto nel tempo, e in particolare uno di loro, che si chiama Jacopo, che è uno studente del Socrate. Qualche tempo dopo mi ha scritto un messaggio dicendo: nel periodo successivo al lockdown, uscendo per strada, mi sono reso conto, ho capito una cosa che prima non avevo capito mai. Beh, lui ha 19 anni, quindi è molto giovane, per me è molto giovane. E lui mi ha detto: uscendo per strada ho visto una cosa che non mi era venuta mai in mente, che la gente soffre, che tutti stanno male, che in strada non c'è nessuno che sorride, e che la gente parla sempre di meno. Allora mi sono messo a leggere dei libri che non ci avevo mai pensato, mi ha detto Recalcati, e io ho detto: vabbè, Recalcati. Però capisco, anche Recalcati può essere utile, anche se scrive delle scemenze, però anche le scemenze cercano di capire. Ma mica solo Recalcati, ha anche letto un libro mio. Allora io l'ho ascoltato. E leggendo questi libri, poi mi sono messo a parlare, dice Jacopo, con i miei compagni, con i miei amici, e tutti mi hanno detto che era la sofferenza, come sofferenza della mente, della solitudine, della sessualità. Era il problema a cui tutti stavano pensando. E mi dice Jacopo: abbiamo cominciato a parlare e siamo stati meglio. E abbiamo cominciato a stare meglio. Allora, questo è un piccolissimo episodio, però io ho l'impressione che l'effetto di 40 anni di privatizzazione di tutto e di precarizzazione del lavoro e della vita sociale hanno trovato nella pandemia un momento di accelerazione spaventosa. Noi abbiamo pensato in un primo momento, io ho pensato, ma anche molti miei amici, adesso il neoliberismo è evidentemente finito. Perché ci sono tanti morti? Perché hanno distrutto il sistema pubblico della sanità, perché hanno ridotto della metà i medici di base, perché hanno fatto arrivare soldi alle cliniche che si occupano di chirurgia estetica per miliardari. E dunque il neoliberismo è fallito, mi sono detto. E adesso perlomeno assisteremo ad un ritorno del vecchio keynesismo, stato pubblico. Nein! Non è così. Mi ero sbagliato, non avevo capito niente. In realtà, quello che sta, voi sapete bene che nella destinazione dei fondi del PNRR, di cui l'uomo della Goldman Sachs, chiamato Mario Draghi, è l'esecutore, in quella attribuzione di fondi, in quel documento, i soldi per la sanità pubblica non crescono. Non c'è un piano di assunzioni di infermieri. Il 20% degli infermieri è sparito. Burnout lo chiamano. Crisi depressiva finale.
crollo psichico. Molti medici e molti infermieri sono morti. Però non c'è un piano di assunzione del lavoro, di lavoro nella sanità. Sanità, scuola, tutto. No, il neoliberismo è entrato in una fase che è una fase essenzialmente suicidaria. Questo è il punto. Però, questo per descrivere la tendenza, che mi pare si stia delineando dovunque. Però quello che interessa di più a me è capire la soggettività, diciamo così, cioè il sentimento, la predisposizione, la disponibilità al collettivo, la solidarietà all'interno del corpo sociale, all'interno dei lavoratori, degli studenti, della società. E lì io mi dico, siamo in un momento drammatico e decisivo e cerco di dire perché. Il 1 settembre del 2020 il ministro canadese della sanità, una signora molto distinta, disse delle parole che ora io vi ripeto. Disse in inglese, skip kisses. Skip kisses vuole dire evitate i baci. And in case you happen to have sexual relations, do not forget to wear the sanitary mask. E nel caso che vi capiti di avere un rapporto sessuale, non dimenticate la maschera sanitaria. Anyway. In the present situation, what I suggest is going solo. In ogni caso, nella situazione presente, quello che io suggerisco è di farsi le seghe. Ora, voglio precisare, io non ho niente contro le parole della ministra. Io non sono un negazionista. Credo che tutte le misure sanitarie che è indispensabile prendere vadano prese. Però mi interrogo sugli effetti che questo produce nel corpo sociale, nella mente sociale. Quando Agamben ha pubblicato un articolo dicendo questo è il nazismo, la dittatura sanitaria, io mi sono detto, in una certa misura, anzi in un certo senso è vero, ma è inutile prendersela con una specie di volontà politica astratta, no. È un processo che si sta svolgendo nella profondità del corpo collettivo, nella relazione tra i nostri corpi individuali. C'è una generazione che sta crescendo con le parole skip kisses. Evitate di baciarvi. Ora, evitate di baciarvi. È la bomba atomica contro la possibilità di vivere il collettivo. Questo è il tema di cui secondo me dobbiamo parlare. Il piacere di stare insieme, la tristezza dell'essere tutti in competizione con tutti, soli e costretti a pensare a una sola cosa, il proprio individuale conto in banca, che tra l'altro è sempre in rosso. Ecco, questo secondo me il tema, naturalmente tutti i temi che voi state affrontando sono giustissimi, bla 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 bla, d'accordo su tutto, ma la questione che dobbiamo aprire è come vivremo, come staremo insieme, che piacere siamo in grado di provare nella relazione con l'altro, perché sembra che la relazione con l'altro sia solo sofferenza, perché l'altro è uno sfruttatore o perché l'altro è un competitore, un concorrente che vince il concorso e tu lo perdi, eccetera, eccetera. Ecco, come possiamo provare piacere nella relazione con l'altro? Io credo che i movimenti nascano sempre dal tentativo di creare condizioni di piacere collettivo. E questo noi dobbiamo riuscire a dirlo, non solo con la pratica, ma anche con le parole, cioè farne un tema.
fare un tema della nostra sofferenza e della nostra possibilità di piacere. Contemporaneamente, dobbiamo essere molto lucidi su quello che sta accadendo. La risposta del sistema finanziario globale è stata feroce. Come sapete, negli ultimi 2 anni la diseguaglianza è enormemente aumentata. La parte ricca della popolazione, l'1%, si è ulteriormente arricchito. Dobbiamo saperlo. Non c'è bisogno di agitarsi, sapere le cose. Dobbiamo sapere che alla frontiera orientale dell'Europa sta cominciando una guerra. È già in corso, in realtà. Una guerra estremamente pericolosa. Ma il nucleo di quella guerra è una crisi di panico del sistema di potere. Joe Biden, questo vecchio imperialista, però vecchio è la parola che mi interessa di più. Io lo seguo, io sono vecchio, quindi capisco, comincio a capire i vecchi. Sono gente interessante, tremenda, perché odiano il mondo a causa della loro propria impotenza. Biden ha fatto il discorso, ve lo ricordate, in agosto, quando disse la guerra in Afghanistan è finita, tutto va bene, la gente stava impazzendo dalla disperazione, se rincorrevano gli aerei, il panico della città di Kabul, e Biden se ne andava con la coda fra le gambe. Ma un vecchio che detentore del potere, un vecchio maschio bianco, non accetta la sconfitta e ci riprova, solo che questa volta non si tratta di aggredire un piccolo popolo povero come quello afghano, come quello iracheno. Si tratta di aggredire una potenza nucleare capace di distruggere il mondo. Ecco, io credo che noi dobbiamo contemporaneamente vedere, capire quello che accade e mantenere la calma dei saggi che trovano la loro forza nel piacere di toccare il corpo dell'altro, di accarezzarsi. Ecco, accarezzarsi come programma politico generale dell'epoca che viene e che loro vadano a farsi fottere. Grazie.